Il 1951 è stato il primo anno in cui si è tenuto il Festival di Sanremo, vinto da Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, a cui sono seguiti poi oltre 60 edizioni. Conosciuti mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Nel 1951 c'è stato anche un altro grandissimo successo per l'Italia, la prima vittoria di una monoposto Ferrari nel campionato di Formula 1. Ma il 1951, per noi amanti del vintage e del design, è soprattutto l'anno in cui è stata progettata la Lady, una delle poltrone più iconiche di tutto il XX secolo. Premiata con la medaglia d'oro alla nona triennale di Milano, è stata apprezzata da subito per le sue caratteristiche innovative. Ad oggi è prodotta da Cassina nella collezione I Maestri, come altri pezzi iconici dei quali abbiamo scritto e parlato nei mesi scorsi, tra le altre la Red and Blue di Rietveld e la LC4 di Le Corbusier. A testimonianza del valore e dell'apprezzamento globale di cui gode, la Lady la si può trovare nei musei di tutto il mondo, dal MoMA di New York alla nostrana triennale. La poltrona Lady ha rappresentato un punto di svolta nella produzione degli imbottiti. La Arflex, divisione della Pirelli, aperta nel 1948, iniziò a realizzare questa meraviglia con un nuovo processo produttivo mutuato dalla produzione automobilistica. Le parti venivano realizzate separatamente e assemblate successivamente. Struttura in metallo rivestito da poliuterano espanso flessibile, schiumato all'interno di uno stampo, braccioli in legno massello rivestiti da poliuretano e gambe in metallo verniciato. È così che si presenta la struttura. Con la Lady è stato introdotto anche il molleggio, un plus in ambito di comfort, ottenuto con cinghie elastiche rinforzate. Grazie al nuovo materiale utilizzato, il designer Marco Zanuso è riuscito a scolpire forme nuove, creando una poltrona dai contorni conici. Così si esprimeva il designer milanese a proposito delle novità introdotte. La schiuma espansa consente di rivoluzionare non soltanto le metodiche dell'imbottitura, ma anche la sua realizzazione strutturale e il suo potenziale formale. I nostri prototipi hanno acquisito un aspetto e nuovi contorni apprezzabili con standard industriali finora impensabili. La sua forma iconica, le sue linee sinuose femminili, frutto anche di uno studio ergonomico, hanno rappresentato un punto di riferimento e di ispirazione per il design del mobile dagli anni 50 ai giorni nostri.